Svizzera, rientro capitali imposto da UBS. Le banche svizzere fanno incassi da record. Negli ultimi tre mesi il credito svizzero si avvicina ad UBS con 1,1 miliardo di utile netto, mentre UBS ha dichiarato un utile netto realizzato solo negli ultimi tre mesi di 1,2 miliardi, la Svizzera gestisce un terzo dei capitali liquidi mondiali. Buongiorno, sono Enzo Caputo con Swiss Banking Law e Stoccolma, avvocato svizzero con studio a Parate Plaza Zurigo. UBS è molto più stabile del credito svizzero. UBS ha maggior capitale del credito svizzero. UBS è più stabile grazie agli introiti regolari e periodici derivanti da attività di gestione, da attività di asset management, il core business del gigante svizzero. I clienti tax compliant degli Stati Uniti d'America sono in aumento. Ultra high net worth individuals, cioè gente con più di 30 milioni di bankable assets delle nazioni emergenti, sono attratti dai servizi family office offerti dall'UBS. La differenza tra UBS e Credito Svizzero si nota. Mentre il Credito Svizzero ha annunciato 14 miliardi di new money negli ultimi tre mesi, la new money di UBS è stabile da tre mesi perché UBS ha messo alla porta chi detiene solamente posizioni in cash e non ha voglia di investire o fare asset management. Tutti quelli che non fanno asset management devono lasciare la banca. UBS ha calcolato di avere 30 miliardi di assets non produttivi e non gestiti, ma in cash. Oggigiorno gli assets che non lavorano, non essendo investiti, costano molto. Il cash lega il capitale e la liquidità della banca, facendo danno a causa degli interessi negativi in franchi svizzeri. Con i 30 miliardi di UBS non vuole più imporre il rientro forzato. 7 miliardi sono già partiti e messi alla porta. Nel prossimo quartale partiranno altri 4 miliardi, prognostica UBS. Sergio Ermotti, conduttore e CEO dell'UBS, ha puntato su ultra high net individuals con più di 30 milioni di assets under management, soldi gestiti, ed offre servizi family office a questa clientela internazionale molto esigente. Solo chi inizia con un milione minimo e promette di apportare assets in prossimo futuro da far gestire è benvenuto, gli altri no. Tutti gli altri se ne devono andare. Questo vuol dire che anche i clienti italiani, dopo la voluntary disclosure, sono costretti a far gestire i loro assets, altrimenti UBS impone il rientro capitali forzato. Li manda fuori, li mette alla porta. Profanamente detto, posso dire, dice l'UBS, caro cliente, o investi con noi dandoci un mandato di gestione patrimoniale o diventi persona non grata. Le banche svizzere si concentrano sulla gestione patrimoniale discrezionale. UBS guadagna 32 punti base sugli assets under management. I costi per il compliance sono in continuo aumento. Questi sono i veri motivi della decisione di UBS di separarsi dai 30 miliardi in cash. L'ottimo risultato di 1,2 miliardi di utile netto in soli tre mesi realizzato da UBS ha dimostrato che Sergio Ermotti ne inventa sempre una più del diavolo. Dunque, complimenti per Sergio Ermotti e saluti. Solo dopo la volontaria disclosure vuoi tenere i soldi in Svizzera? Se dopo la volontaria disclosure vuoi tenere i soldi in Svizzera, devi fare gestione patrimoniale, altrimenti c'è il rientro capitali forzato imposto dalla banca. Il mio consiglio in questo caso è di cercare un gestore indipendente che ti gestisce il patrimonio. Se vuoi ottimizzare la gestione patrimoniale, ti conviene cercare un gestore indipendente che cura esclusivamente i tuoi interessi e non deve rispettare la recommendation list degli investimenti proposti dalla banca. Come ex dirigente della Swiss Association of Asset Manager, sono in grado di raccomandarti un gestore professionale che fa per te, un gestore professionale su misura per te. Basta farmi uno squillo. Se anche tu hai un conto in Svizzera da regolarizzare, non rimanere passivo e non perdere tempo nell'attesa di un miracolo. Non ti puoi più permettere di fare errori ora. La voluntary disclosure è l'ultima chiamata. Fatti aiutare da noi. Prendi in mano il telefono oggi stesso. Usa una linea neutrale, magari quella di un hotel, e chiama subito il numero 0041 79 790 4444 per fissare un appuntamento con me a Zurigo, lontano da occhi ed orecchie indiscrete. Ti ringrazio
per il tempo che mi hai dedicato e ti auguro una buona giornata. Ci vediamo presto a Zurigo.